Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro saggio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. È arrivato ieri 22 marzo, in tutte le sale italiane, Pacific Rim 2, la rivolta. Sequel del Pacific Rim del 2013 di Guillermo del Toro, diretto però stavolta dal produttore e showrunner Steven S. DeKnight. Mega grazie, scuola Joss Whedon. Qui al suo debutto dietro la macchina da presa, dopo aver lavorato a serie come Buffy, Angel, Smallville, Spartacus, Dollhouse, poco conosciuta ma mi dicono dalla regia fichissima, e Daredevil. Il ruolo del protagonista, pronto a portare sulle spalle la pesante eredità di Charlie Hunnam, è stato affidato a John Boyega, che conosciamo bene nei panni di Finn nella nuova trilogia di Star Wars. Qui John interpreta Jake Pentecost, figlio di Stalker Pentecost, a.k.a. Idris Elba, eroicamente morto nel primo capitolo della saga. I Kaiju sono tornati ed una nuova generazione di eroi guidata dal comandante Pentecost è chiamata ad affrontare le armate di Jaeger, che per chi non lo sapesse sono quei fichissimi robottoni enormi tipo quelli dei cartoni di quando eravamo piccolini noi trentenni. Specifichiamo, va, serie, ma che ne sanno i 2000. Comunque, vai con la scheda. John Boyega nasce a Londra il 17 marzo 1992, ma i suoi genitori sono di origini nigeriane. Il suo primo ruolo da bambino fu quello di un leopardo alla recita della scuola. Oh, che carino! Il mio fu quello di una scimmia alla recita da scuola elementari. La passione per la recitazione nasce in tenerissima età e già a 9 anni viene notato da una talent scout, che poi finanzia i suoi studi di recitazione in un teatro per ragazzi a Londra. La sua carriera inizia a decollare nel 2011, infatti gli viene offerto un ruolo nel film Attack the Block, Invasione Aliena, che è stato un gran bel flop, ma è piaciuto alla critica. Partecipa anche al pilot della serie HBO The Brick, basata sulla vita di Mike Tyson, che però non vide mai la luce in TV. Ancora nel 2011 ha partecipato al film Junkers, in cui interpreta uno spacciatore. Grazie alle sue interpretazioni viene indicato come una delle star nascenti del panorama attoriale inglese, ma gli portano sfiga perché poi per 3 anni viene confinato a ruoli piccolissimi, eppure pochi, in alcuni film TV. Ma poi boom! Nel 2014, dopo una parte discretamente importante nel revival della serie 24, Disney lo sceglie come uno dei protagonisti della nuova saga di Star Wars. Il suo ruolo è quello di Finn, Stormtrooper rinnegato, che forse manipola un po' anche la forza. So teorie, niente spoiler. Dopo Star Wars, il risveglio della forza viene finalmente notato anche dagli altri grandi di Hollywood e lo ritroviamo al cinema in grosse produzioni, oltre a Star Wars e gli ultimi Jedi, come The Circle, accanto a Tom Hanks ed Emma Watson, o Detroit, di Kathryn Bigelow, in cui interpreta il protagonista, ricevendo le lodi dei critici. Ormai famoso, tenta il saltone, mette su una sua compagnia di produzione, la Upper Room Entertainment Limited, che partecipa alla produzione del film Pacific Rim La Rivolta, di cui è anche protagonista. In futuro lo rivedremo ovviamente nell'episodio 9, ancora senza titolo, di Star Wars. Che mi dici da ragazzetta? Ce l'hai? O magari ragazzetto? Dici a nonna, dici. Boyega è riservatissimo riguardo alla sua vita privata, non si sa niente. Per un po' è girata la voce che se la intendesse con Kelly Mary Tran, l'interprete di Rose in Star Wars, ma la cosa non è mai stata confermata. L'unica dichiarazione che ha fatto riguardo al suo passato sentimentale riguarderebbe una misteriosa donna di cui era innamorato e che l'avrebbe mollato per paura della sua nascente popolarità quando ha saputo che avrebbe interpretato un ruolo di spicco in Star Wars. Ma che motivo è? Ma ditemi voi. Comunque, da ieri 22 marzo, John Boyega è di nuovo nei cinema con Pacific Rim La Rivolta. Ma non ve lo immaginate come Finn, qui l'hanno fatto diventare un vero e proprio duro. Accanto a Scott Eastwood, il figlio di Clint, per mostrarci il secondo round, e forse neanche l'ultimo, della lotta fra Jaeger e Kaiju. Allora, fatemi sapere se avete visto il primo Pacific Rim e che cosa vi aspettate da questo secondo. Iscrivetevi al canale e ai social di Scream Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!